Lo stivale elettrico è arrivato in Campania e oggi siamo a Torre del Greco per visitare il punto vendita della BME. Vendita BME e nel cuore di Torre del Greco. Siamo qui a un chilometro in linea d'aria dal mare, quindi in una zona meravigliosa nel centro della città. Un'azienda giovane, è nata infatti nel 2013, rilevando però un'attività che era già esistente e molto conosciuta da queste parti, e cioè la Battiloro. Io sono un magazziniere, quindi metto a posto negli scaffali tutto il materiale che arriva, sia elettrico che idraulico, e poi do una mano al banco quando serve, quando diciamo ci sono tante persone al banco. Scarico merci quando arrivano camion, parlo anche col cliente al telefono, mi diverto con gli installatori che vengono ogni giorno, quindi si scambiano risate, si parla un po' del Napoli, si parlano di tante cose, dove sei stato a mare domenica, un po' di tutto. Sono 4 anni, settembre 2011, mi trovo benissimo. Non ci sono problemi, diciamo. All'inizio sapevo poco, poi col passare del tempo ho imparato un po' tutto. Il mio lavoro è un lavoro molto divertente perché si tratta soprattutto di clienti che oramai conosco da anni e quindi si è instaurato questo rapporto di amicizia con loro, quindi c'è tra una battuta, tra un sorriso, eccetera, va via, volano queste ore di lavoro. Sono il responsabile della termoidraulica, mi occupo di tutto quello che riguarda la termoidraulica, praticamente sono addetto al sistema per gli installatori che fanno questo tipo di lavoro e quindi praticamente io sono, faccio il banconista che mi occupo di questo settore qui. Mi piace, lo faccio con passione, lo faccio da più di 20 anni, avendo detto prima un'attività di famiglia, mio padre e mio fratello, quindi io lo svolgo con passione, mi piace fare sia la parte elettrica pure e la parte idraulica, quindi sono contentissimo di fare questa cosa. Mi occupo un po', diciamo, di tutto, dalla telefonata, dal servizio al banco, dalla preparazione pacchi e quant'altro se ne voglia mettere, insomma, ho un po' la situazione sotto mano complessivamente. E, beh, che dire, una realtà questa fondamentalmente per la
per i tempi di oggi ottima, ottima, perché purtroppo sappiamo che il lavoro ne scarseggia e qui in questa attività attualmente non ci possiamo lamentare. Sono qui io in questa azienda da dicembre prossimo, sono 15 anni, quindi appartenevo alla famiglia Fascia Battiloro e adesso sono totalmente per BME. E bah, stoppa, aspetta, ma già incartato. La BME conta su 5 collaboratori, 3 tra bancone e magazzino, una impiegata e un autista. Sui terminali civili abbiamo fatto più 5. Ma veramente a me segna più 3, è strano, la differenza è un po' grossa. Non è che qualcuno ha cambiato i codici? Sì, e come faccio a saperlo se nessuno me lo dice? Ma te l'ho scritto. Ma guarda che io non ho ricevuto nulla. È sempre il solito problema, manca una classificazione comune. Ma voi sapete cos'è Electrocode? No, dico, serve a classificare i prodotti, così tutti parlano la stessa lingua poi, eh? Il problema principale riguarda la disponibilità del materiale, che il cliente ha bisogno subito del materiale disponibile, però noi abbiamo avviato a questa situazione nel momento in cui siamo entrati a far parte del gruppo REI. Oggi le giacenze di magazzino non è che possono essere in grosse quantità, ci appoggiamo al magazzino REI dove ci accontentano delle loro disponibilità, quindi accontentando l'utente finale in poco e breve tempo. Se la mattina ci viene chiesto del materiale che non abbiamo a magazzino, noi il pomeriggio arriva la merce, quindi il giorno seguente soddisfiamo subito l'esigenza del cliente. In poco tempo il materiale è qui, 24-48 ore massimo, quindi il cliente non ha mai da dire niente perché riusciamo a soddisfarlo in pochissimo tempo. In questo punto vendita arrivano clienti da tutta la Campania, ma in particolare dalla città di Torre del Greco, dalla provincia di Napoli e anche dalle vicine province di Caserta e di Salerno. Diciamo che i clienti non hanno mai da dire. Le esigenze fondamentalmente del cliente, ovviamente la presenza del materiale, perché qualcuno che ha un cantiere aperto viene appositamente per trovare un pezzo per l'installazione e non lo trova, storce un po' il naso e quindi insomma non va bene. Spendere poco, ma avere un prodotto di qualità. Seconda cosa, la qualità del materiale, perché specialmente nel nostro campo c'è molta concorrenza dei cari nostri rivali cinesi e quindi di materiale scadente e non affidabile e non coperto di garanzia. Sì, se il cliente ha fretta, in effetti praticamente ci chiede delle cose che noi siamo subito, diciamo, operiamo, ci mettiamo subito al lavoro per fornirgli il materiale. E poi fondamentalmente il prezzo, che oggi purtroppo è importante, e noi riusciamo a gestire i nostri clienti con tutte queste comodità, accontentandoli sempre. Prendere la merce per il cantiere. Sì. Mi serve solo una firma sul documento di trasporto. Sì, avessi saputo che erano due scatolette non prendevo il camion. Mai più, senza barcode Metel. Il magazzino della BME si estende su 850 metri quadri, è un magazzino che contiene materiale elettrico ma da qualche tempo anche idrotermosanitario. I clienti sono infatti essenzialmente installatori, elettricisti o idraulici, ma possono accedere a questo punto vendita anche i privati e ovviamente poi c'è la grossa clientela che è costituita dagli enti pubblici locali.
clienti? I nostri clienti sono vari, dal privato, dall'installatore di materiale edile, materiale idraulico e materiale elettrico. Insomma, abbiamo questa possibilità di fornire ai nostri clienti un po' di tutto, anche dalla piccola minuteria, per l'utensileria, tante tante cose. Il nostro campo spazia un po' di tutto, anche perché attualmente abbiamo allargato il nostro campo lavorativo con il materiale termoidraulico. Noi la parte termoidraulica in effetti vendiamo scaldabagni elettrici, caldaie a gas, scaldabagni a gas, termosifoni, raccorderia per il tubo di carico e scarico per quando si fa un impianto idrico in casa, e quindi praticamente tutti gli accessori che servono per per il montaggio, diciamo, per la parte termoidraulica. Mi chiamo Liguro Domenico. Di Donna Giuseppe. Luigi Dal Gatto. Che fa la vita? Elettricista. Antonio Catavere. Impero Antonio. Giovanni. E di cognome? De Luca. Raffaele. Raffaele Iovane. Vincenzo. Di cognome? Polese. Perché viene a comprare in questo magazzino? Perché c'è, a parte, un rapporto lavorativo ottimo, un rapporto di amicizia. I prezzi, la prima cosa, sono quelli che sono. Mi trovo bene sia come trattano le persone, sia come costi, diciamo un po' di tutto. Che vieni qua, se ti devono dare una spiegazione, un qualsiasi chiarimento su un prodotto, con tranquillità, se possono, nei loro limiti, darti delucidazioni tranquillamente. È perché ci sta un rapporto con Ciro, è il nostro rifornitore. Perché c'è disponibilità, ci sta esperienza, ci sta tutto quello che serve per aiutare noi ad andare avanti nel settore, insomma. Per un fatto professionale, perché sono attrezzati, sono niente, sono economici, hanno quasi tutto, va bene così. Perché vengo a comprare qui? Perché ci sta una certa convenienza sia a livello economico, sia a livello di fornitura, tipo di trattamento, diciamo. Ecco. Sì, efficientissimi, sono persone che sanno ciò che danno e quello che toccano, non è che sono sprovveduti oppure un magazzino che non sa cosa prendere. Anzi, consigliano anche a volte i prodotti e i materiali. Da quanti anni? Sono una ventina d'anni, con alti e bassi, chiaramente, non è che... Sanno 18-19 anni. Io sono 10 anni. Da quanto esistono, secondo me, perché papà pure usava venire qua. Sono una quindicina d'anni, sì, qualcosa in più anche. Sono 18 anni più o meno, da che ho iniziato, sì, da che ho iniziato la mia carriera, insomma, di impiantista. Ah, vengo da tanti anni, li conosco bene, conosco il proprietario, i ragazzi che ci lavorano e tutto. Non dico famiglia, che sarebbe però amicizia, cioè sì, è professionalità, la prima cosa. Perché alla qualità, come prodotto, mi trovo bene e vengo servito bene. No, qualsiasi cosa ho avuto bisogno, se non sono loro, diciamo, preparati su quella cosa, ti indirizzano con un loro rappresentante, un loro tecnico, cioè in qualsiasi modo cercano di accontentarti e di sistemarti per il problema che puoi avere. Sono preparati sui prodotti che loro vendono. Quanti, che potenza? Quindi mi soddisfano a livello di materiale. Il prezzo, il prezzo, diciamo, mi trovo anche con i prezzi. Che subito come entro trovo che mi servono, subito non perdo tempo. E c'è subito il prodotto? Sì, al 90% sì. E se non c'è? Nelle 24 ore me lo cercano di procurare. Se manca qualcosa, questione di giorni, ti fanno trovare la disponibilità subito. Ma di altro c'è, quando non c'è, poco tempo si può avere, diciamo. L'ambiente, come lo vede, fornitissimo. Se casomai in tempi brevissimi, insomma, si può avere. Il personale altamente qualificato.
Io per venire qua da tanti anni penso ci sia un motivo valido, quindi con i prodotti anche ci troviamo bene. E qualche volta che non c'è qualcosa, un paio di giorni diciamo disponibile sempre. Dall'A alla Z, anzi adesso c'è anche l'idraulica e a volte un servizietto, una cosa, una manutenzione veloce, si trova tutto. Diciamo che vieni qua, sei soddisfatto di tutto ciò di cui hai bisogno, sia come materialisticamente, personalmente, su tutto. Diciamo vieni qua, non hai problemi di niente. Eh beh, ci sono a volte, sai come la clientela, cercano delle cose quasi impossibili. Vieni dal Ciro e Ciro ti sa mettere subito a fuoco tutta la situazione e se lo vede lui riesce a trovare un sacco di soluzioni. Già riusciamo a capire quello che il cliente vuole facendogli poche domande. Allora, se il cliente arriva alle 10 del mattino, noi da noi il materiale è il pomeriggio, alle 3:30 già il materiale. E spesso noi notiamo che il cliente esce dal nostro negozio soddisfatto innanzitutto, dove si fa anche una risata, perché noi siamo dei tipi abbastanza scherzosi, quindi offriamo la simpatia, il servizio, la cortesia e la qualità. Ciao, buongiorno, sono Ciro Brunasso, sono un magazziniere responsabile da un po' di anni della ditta BME e sono qui con loro da quasi 15 anni. Buongiorno, sono Pasquale Muro, magazziniere e banconista della BME. Salve, buongiorno, mi chiamo Nunzia Buovolo, sono la responsabile amministrativa, mi occupo del lavoro di ufficio tra contabilità, cliente e forniture. Buongiorno, sono Francesco Sorrentino, sono qui dal 1 aprile del 2015 e mi occupo, sono responsabile della termoidraulica.